Sono stati i riflettori della trasmissione Rai Anno Zero ad accendere la serata del presidio a sostegno degli immigrati sulla gru del cantiere Metrobus di Piazzale Cesare Battisti, che da lunedì mattina si è trasferito sul sagrato della chiesa di San Faustino. La trasmissione di Michele Santoro infatti ha dedicato un'ampia finestra alla protesta degli stranieri in attesa di regolarizzazione, mandando le immagini dei momenti di tensione durante lo sgombero del presidio sotto la gru e numerose interviste ad altri immigrati coinvolti nella sanatoria 2009, provvedimento al centro della contestazione. Intervistati anche padre Mario Toffari del segretariato migranti, Umberto Gobbi del movimento Diritti per Tutti, una rappresentante della comunità migranti milanesi, oltre al segretario della Camera del Lavoro di Brescia Damiano Galletti. Il presidio ha partecipato con canti e balli, ma ha anche fatto sentire il proprio umore quando dallo studio rimbalzavano le parole del conduttore o dei suoi ospiti sulla situazione degli immigrati e sulle prospettive per risolvere una situazione che coinvolge migliaia di persone in tutto il paese. Una mobilitazione durata diverse ore, a cui hanno partecipato anche i 5 immigrati sul braccio meccanico, seppur a tarda ora comunque tornata la calma.